La Svizzera, con una storia tranquilla, ha inventato l'orologio a cucù. L'Italia, con una storia di massacri, stupri, violenze inaudite, ha avuto il Rinascimento. Dio, il proverbio cinese, Dio ti scampi dal vivere in un periodo interessante. Questo forse è stato il più interessante della storia, paragonabile a quello di Atene e di Pericle. Nel 1517, è mezzo secolo che l'Europa bussa e batte alla porta di Roma, la grande prostituta, la Babilonia, la corrotta. Nel 1517 non se ne può più e un preticello tedesco appende alle porte della sua chiesa le tesi che apriranno la scissione, nascita del protestantesimo, Lutero. 10 anni dopo, e qui concludo, 1527, sacco di Roma. I lanzichenecchi invadono l'urbe e chi visita ancora oggi le grandi stanze di Raffaello vede sull'intonaco le picche lasciate da questi svizzeri tedeschi. La vita di Ariosto si svolge dentro un momento così ricco culturalmente, ma anche pieno di tensioni politiche di ogni sorta, di tensioni che sono interne già alla corte ferrarese, con tutti scontri, lotte di vario tipo, lotte di potere che si erano già date alla fine del 400 nel passaggio da un duca all'altro. Tra 4 e 500 la vita culturale a Ferrara è molto ricca, anche perché la corte investe molto su questo, cioè fa, diciamo, della politica culturale un elemento qualificante della propria politica in senso generale. La corte di Ferrara, una corte come tutte le corti d'Europa che si vuole rappresentare come mondo ideale. Peccato però che per esistere ha bisogno di funzionari, ha bisogno di fatica, di lavoro, di piccole miserie quotidiane. In una parola, ha bisogno di realtà.